Salgono a 7 i punti di vantaggio della Gioiese nei confronti della seconda in classifica, la Reggio Mediterranea, fermata anche oggi sul pareggio esterno, questa volta a Gioiosa Ionica, e quindi la squadra di Graziano Nocera si laurea campione d'inverno con 2 giornate di anticipo. Non è stato facile il risultato in quel di Bocale per la capolista, che ha dovuto attendere il 92esimo per vedere il gol di Catania che ha siglato l'1-0 definitivo e finale. Quindi dicevamo che sono 7 i punti sulla seconda in classifica, e poi seguono a 23 punti, addirittura con altri 3 punti di distacco, le due squadre Promo Sport e Scalea, che oggi se la sono vista nello scontro diretto e che ha visto la Promo Sport vincere con un secco 5-1 proprio sullo Scalea. Ribatte il risultato di Dessersale dopo lo svantaggio di Dantraccoli per il Brancaleone. Ci pensano Merante e Scalise a dare la vittoria alla squadra catanzarese, che quantomeno riesce a salire un pochettino in classifica. Adesso è quart'ultimo a 2 punti di distacco dalla Paolano. Per quanto riguarda gli altri risultati, da segnalare il pareggio nell'anticipo di sabato tra Soriano e Gallico Catona, appunto la vittoria per 3-0 della Paolana sul Città di Acri e la vittoria per 2-0 del Rende sull'Isola Caporizzuto. Alla fine vince anche la Stilo Monasterace con la Morrone per 1-0 con il gol di Rocco Papaleo al 42esimo del primo tempo.